È terminata la partita del campionato nazionale Under 21 tra Milano Calcio 5 e Cometa di Como, vinta dai padroni di casa del Milano. È qua con noi Andrea, mentre vediamo il suo gol e le altre azioni chiediamo un commento su questa gara. Sì, allora è stata una partita molto molto difficile, contro una compagine davvero ben preparata. Ci presentavamo a questo match allo stesso livello di classifica con 10 punti e loro avevano una partita in meno. Partita molto difficile, come ho già detto, perché loro si sono chiusi bene in difesa, ripartivano molto bene e noi siamo stati bravi a trovare i varchi giusti e a capitalizzare le occasioni a buche. Complimenti comunque anche al Cometa, che ha disputato veramente una grande partita. Ed ora Andrea passiamo il microfono ad Alessandro, il portiere, mentre vediamo le sue belle parate odierne, anche lui chiediamo un commento su questa gara. È stata una partita difficile, come ci aspettavamo che fosse come ognuno in questo campionato, e sapevamo che gli avversari avrebbero dato il massimo comunque contro di noi, come tutte le giornate, tutte le partite. Siamo contenti alla fine del risultato, che a fine sono 3 punti guadagnati, siamo contenti di aver arrivato a casa. Grazie Alessandro, grazie Andrea, ci vediamo alle prossime partite. Forza Milano, ciao Forza Milano, grazie a te. Ed ora passiamo al giocatore del Cometa Tommaso, mentre vediamo le azioni del Cometa, chiediamo anche lui un commento su questa partita. Beh, che dire, è stata una partita molto molto combattuta, loro si vedeva che giravano la palla molto bene, però noi, anche se è la prima esperienza in questo campionato del 21, abbiamo fatto una gran partita, devo fare complimenti al loro portiere perché ha parato veramente bene e siamo stati molto sfortunati nel secondo tempo perché la palla veramente non voleva entrare, abbiamo preso pure un palo paro, però facciamo i complimenti ai nostri avversari e un bocca al lupo al loro numero 11, speriamo stia bene. Grazie Tommaso, ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te Ivan, ciao.